Da Tokyo ad Hong Kong, da Shanghai a Seul, i mercati asiatici affondano nel lunedì più temuto dopo il downgrade degli Stati Uniti. Il dollaro in recupero sullo yen, l'euro perde terreno sul biglietto verde, i prezzi del petrolio sono al ribasso. A poco sembrano essere serviti i comunicati di BCE e G7, ma quale sarà la reazione nel medio e lungo periodo dei mercati orientali? Lo abbiamo chiesto a Pang Cheong-kang, analista a Seul. Abbiamo ricevuto questa mattina il comunicato del G7 e lo abbiamo preso come un segnale positivo per la prospettiva di breve termine, spiega al telefono. Questo perché nell'ultimo trimestre i mercati asiatici sono stati influenzati dalla crisi del debito nella zona euro. Il chiaro segnale del G7 dovrebbe ristabilizzare i prezzi che hanno subito la crisi. Tuttavia, la crisi del debito europeo è un problema strutturale e poiché l'intervento del G7 non rappresenta una soluzione definitiva alla crisi, i mercati rimangono incerti per quanto riguarda il lungo periodo.